Ciao a tutti ragazzi, questo è Verzella Ecom, io sono Andrea e nel video di oggi andremo a guardare come avere successo nel dropshipping. Andremo ad approfondire tutti quelli che sono i punti fondamentali che ti servono per riuscire in questo modello di business. Quindi lascia un like, un commento, iscriviti al canale. Se vuoi avere altri contenuti gratuiti come l'ebook, lo troverai nella descrizione. Se vuoi sapere quali sono i nostri servizi come l'ad agency o la mentorship, basta che ci scrivi sui social. E trovi sempre il link nella descrizione e niente, vi lascio il video. Ciao! Siamo nel mio computer, andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali per riuscire ad avere successo nel dropshipping, ok? Primo, lo dico sempre, lo ripeto sempre, è trovare prodotti high ticket e non low ticket. Cosa vuol dire? Low ticket è un prodotto che ha poco margine, high ticket è un prodotto che ha tanto margine. Scusate. E semplicemente quello che dobbiamo fare è cercare prodotti che hanno magari, non so, 40, 50 dollari in su di margine, euro, quello che sia. E questo sicuramente è una miscredenza perché vedo sempre dropshipper che provano prodotti che hanno poco margine, ok? E una cosa negativa, ad esempio, può essere che Facebook, una volta che fa le prime vendite, ci mette, dipende, non so, dipende dal prodotto, quanto è wow factor, queste cose qua, però ha poco spazio che hai per imparare, poco margine, perché appunto non hai, sul prodotto appunto non hai tanto margine appunto di guadagno, e quindi comunque arrivi subito a break even e devi chiudere la sponsorizzazione, perché sennò sei in perdita, ok? Quindi invece con un prodotto che ha tanto margine sicuramente puoi lasciare la sponsorizzazione, andare di più e farli imparare, diciamo, quello che è il target di persone a cui vuoi andare a mirare, ok? Quindi, ad esempio, mi è successo appunto di provare prodotti magari da 100 dollari in su di margine e con 5 euro di sponsorizzazione fai un botto di profitto, a posto di differenza di, mi è capitato appunto di provare anche prodotti magari che hanno solo 20 dollari di margine e poi appunto vai in break even e devi chiudere, ok? Questo è un po' il discorso. Poi testare prodotti unici. Cosa vuol dire testare prodotti unici? Vuol dire nuovi, ok? Che non sono ancora testati, ok? Noi diciamo che c'è questa miscredenza nel dropshipping che tu devi andare a cercare prodotti che già vanno perché così fai subito successo. Diciamo che questa cosa non funziona molto. Ho visto anche studenti o comunque anche persone che hanno provato prodotti che stavano già andando per qualcun altro e in quel caso non andavano per loro. Ok, quindi questa cosa non funziona molto, io non lo faccio sinceramente. Cerco sempre anche al mio team, diciamo, di cercare prodotti nuovi, ok? Che non si trovano magari nei negozi, ok? Che hanno sicuramente tanto margine, appunto, però che appunto non sono ancora stati testati, quindi c'è comunque un metodo di ricerca che magari poi farò, ok? Dropshipper, tra l'altro ho scritto male dropshipper. E niente, quindi questo è, cioè nel senso, cosa intendo ad esempio per testati poco? Cosa vuol dire? Che sono stati testati poco, che magari ad esempio sono prodotti magari per la palestra, che sono stati testati abbastanza e sono anche stato nell'ambito target palestra, però magari quel prodotto lì va bene anche per yoga. E cosa fai? Allora magari tu intelligentemente fai una sponsorizzazione diversa da quella che fanno tutti e magari la metti giù per lo yoga e quindi magari trovi un nuovo oceano blu e fai un sacco di soldi, ok? Quindi comunque questo è un po' testati poco in quel senso. Poi, magari appunto farò un video riguardo approfondendo appunto cosa vuol dire testare prodotti unici, nuovi, perché comunque se uno appunto non è, non c'è, cioè magari nella mia esperienza appunto che è difficile trovare dei prodotti che non sono ancora nati perché non lo sai, perché appunto non sei su questo business da tanto tempo e non sai quali sono andati e quali no, ok? Quindi magari farò un video a riguardo. Ok, il sito deve essere fatto bene perché se sono aziende, appunto, devi comportarti di conseguenza, ok? Quindi cosa vuol dire comportarti di conseguenza? Che devi essere professionale, perché ci sono ancora nel 2020 alcune persone che non si fidano a comprare sull'e-commerce, ok? Quindi comunque tu devi cercare anche di convincere queste persone che non si fidano, ok? Quindi io personalmente ho scalato anche store che non erano perfetti, con descrizioni non perfette, tutte queste cose qua. Perché comunque alla fine quello che conta realmente è il prodotto e la sponsorizzazione. Però comunque è molto importante appunto avere anche un sito fatto bene, ok? Che dia sicurezza alla persona, ok? Poi, titolo e descrizione molto importanti. Cosa vuol dire? Quello che sto rivedendo adesso è semplicemente che il titolo, ad esempio, cosa deve avere? Deve essere un titolo accattivante,
perché deve essere un titolo accattivante? Perché comunque noi non siamo Amazon, non abbiamo bisogno che la gente cerca le nostre keywords, quindi su Amazon ad esempio loro, gli Amazon seller cosa fanno? Cercano le keywords più ricercate dagli utenti e le mettono tutte nel titolo, così che comunque quando la persona cerca Pinco Pallino Joe uscirà Pinco Pallino Joe, ok? Quello è il discorso. E invece noi non serve questa cosa, quello che facciamo noi è avere un titolo accattivante che le persone rimanga in testa, ok? Quindi questa è una cosa che vedo che molti errori, che molte persone fanno come errore. La descrizione è molto molto importante, perché comunque ci sono persone che sono veramente interessate al prodotto e quindi si leggono quali sono le caratteristiche di questo prodotto e noi dobbiamo ovviamente averle. La descrizione è molto importante, ok? Poi avere un buon customer service, lo dico sempre, è fondamentale, perché comunque ad esempio distingue uno store di successo a uno store che invece vuole solo fare vendite, quindi non gli interessa appunto dei clienti, ok? Cosa che non va bene, perché noi comunque vogliamo anche pensare a lungo termine, ok? Perché comunque uno degli obiettivi del dropshipping è creare un business reale, ok? Quindi cioè, che duri negli anni, perché comunque la media diciamo di prodotto di winner dura 6 mesi, un anno, ok? Però noi vogliamo andare oltre quella soglia, perché sennò poi appunto dobbiamo ricominciare con un nuovo prodotto, ok? Quindi non so perché mi fa questo, vabbè. E quindi molto importante avere un customer service buono, ok? Quindi ad esempio se è una persona che chiede un refund, cerchiamo comunque di capire perché quella persona vuole il refund, così che capiamo come migliorare, ok? E poi gli diamo il refund se ovviamente la situazione lo permette, se è giusto dargli il refund. Perché dico così? Perché sono anche persone, nella mia esperienza, che comunque cercano di fregarti e non capiscono che magari tu sei un business serio o comunque vuoi essere un business serio e quindi ti devi anche comportare di conseguenza con queste persone. Poi giustamente comunque se una persona ha tutte le motivazioni per chiedere un refund, noi glielo diamo senza problemi, perché poi può esserci che ti apra un dispute. Dispute semplicemente appunto una persona disputa il pagamento su PayPal, su Stripe, quello che è, e diciamo che a te non, cioè, a te è una cosa molto negativa, ok? Non deve succedere, perché appunto può essere che poi magari ti chiudono l'account su Stripe, su PayPal, ci sono un sacco di cose, e poi è collegato a Facebook, quindi se Facebook vede che tu hai un bad feedback, ok? Se hai un cattivo feedback, anche le ads vengono penalizzate, okay? Quindi diciamo che un buon customer service è molto importante. Poi appunto quello che dico io è magari dopo 10 ordini giornalieri fissi che hai sempre, ok? Quello che dico è trovati un virtual assistant che comunque ha già fatto il customer service per qualcun altro, quindi lo fa anche per te, quindi sa come, diciamo, come parlare, come tranquillizzare i clienti, sicuramente meglio di noi che non abbiamo esperienza, ok? Quindi molto importante. Poi testare prodotti con un budget più alto. Cosa vuol dire questa cosa? Che una volta che abbiamo, sicuramente magari partire con più asset, ok? Vedere, testare più interessi. Poi, una volta che magari vediamo che dopo tot 20, io non dico all'inizio, ok? Io parto sempre con un budget minimo, ok? $5 giornalieri. Però vediamo che magari un asset performa più delle altre, che sta vendendo più delle altre, magari posso pensare di aumentare il budget. Non all'inizio, io non lo faccio all'inizio, ok? Perché comunque non ha ancora nessun tipo di informazione, non ha ancora preso qual era il target reale della sponsorizzazione, quindi non so, cioè, aumentare subito il budget secondo me è molto sensato. Quindi però una volta che hai capito qual è la persona che ci interessa andare a trovare, sicuramente può essere una strategia appunto aumentare il budget di quella sponsorizzazione, ok? Quindi testare prodotti con un budget più alto. Poi pensare a lungo termine. Quindi prendere in stock o lavorare con agenti in dropshipping service, ok? Cosa vuol dire? Ad esempio, comunque AliExpress, comunque vediamo sempre che è un po' che i cinesi cercano sempre di fregarti, ok? Quindi comunque bisogna stare attenti, io dico sempre ai studenti di parlare con il supplier, cercare di capire se è affidabile, ok? Comunque così non rimaniamo fregati, perché nella mia esperienza comunque i cinesi sono i cinesi, ok? E quindi pensare anche a uno stock magari, no? Dopo una volta che magari inizia a fare 100 ordini, così pensi magari che posso prendere un warehouse sul luogo, perché ci sono warehouse in cui appunto tu puoi mandare il prodotto e loro ti gestiscono anche sia il costo, beh ovviamente c'è cioè il costo da warehouse, però loro ti gestiscono anche la spedizione, ok? Ad esempio se vendi in America è una cosa che si può fare, ci sono anche delle warehouse che costano poco, che prendono anche solo un oggetto alla volta, un prodotto alla volta, ok?
Quello che preferisco io, ad esempio, è lavorare con agenti, perché comunque, o magari con un supplier direttamente, sarebbe ancora meglio che ti fanno ancora il prezzo inferiore, però che comunque generalmente gli agenti riescono a mandarti il prodotto worldwide, e quindi riesci a comunque avere una spedizione corta, breve, mandando comunque il prodotto in tutto il mondo, ok? E ci sono anche dei dropshipping service che io non li uso, ok? Ci sono dei dropshipping service buoni, ok? Però diciamo che generalmente sono a pagamento, io preferisco appunto lavorare con agenti. Quindi questo era più o meno come era successo nel dropshipping. Questi sono i punti fondamentali che insomma una persona che inizia nel 2020 deve assolutamente considerare per riuscire in questo modello di business, ok? Che comunque c'è da un po' di anni, non è una cosa nuova, ci sono tante persone che provano e poche persone che hanno veramente successo. Ok? Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbia Vi avete trovato del value, quindi del valore in questo video, che vi abbia tolto qualche dubbio magari. E niente, quindi come già detto, i link, tutti i link utili come l'ebook, magari i nostri social, li potete trovare nella descrizione. E niente, buon proseguimento. Ciao!